Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere i sistemi di disequazioni, ovvero un sistema dove posso avere 1, 2, 3, 4, n disequazioni. In questo caso ne ho due. La prima cosa che devo fare è numerarle, dopodiché le vado a risolvere separatamente. Risolviamo la prima. Invece di riscriverla, vado già a fare i passaggi, quindi porto le x al primo membro e i numeri al secondo membro. Ricordatevi che quando portate al di qua e al di là dovete sempre cambiare segno, quindi x è diventato meno x, più 7 è diventato meno 7. Sommiamo 3 meno 1, 2x, meno 7 meno 3, meno 10. Divido tutto per 2 e semplificato 2, 2 fa 1 e 10 mezzi 5. Quindi la soluzione della prima disequazione è x maggiore di meno 5. Vado a ricopiare questa soluzione nel sistema finale, quindi fatta la prima andiamo a fare la seconda. Invece di ricopiarla mi avvantaggio, quindi faccio già un passaggio, porto le x al primo membro e i termini noti al secondo membro, ricordandomi come sempre di cambiare segno quando porto di qua, quindi meno 1 meno 3 meno 4x, meno 2 meno 2 meno 4. Siccome la x ha segno meno, devo cambiare segno a tutta la disequazione e cambiare anche il verso, quindi non avrò più maggiore uguale ma minore uguale. Divido tutto per 4 e si semplifica e viene 1. Anche la seconda disequazione è risolta, quindi vado a copiare la soluzione qua. A questo punto non mi importa più niente dei passaggi, ma vado soltanto a vedere le soluzioni e devo andare a fare la tabella delle linee, da non confondersi con la tabella dei segni che abbiamo visto nei video precedenti, in particolar modo nelle disequazioni fratte e nelle disequazioni coi prodotti. Quindi andiamo a mettere i due numeri che ho trovato dal più piccolo al più grande. Ora devo tracciare una linea quando x è maggiore di meno 5, quindi meno 5 è qui, maggiore tutto a destra. Per quanto riguarda la seconda, devo tracciare una seconda linea quando x è minore di 1, 1 è qui, minore tutto a sinistra. Siccome qui c'è minore uguale, faccio un pallino pieno. Siccome prima c'era maggiore sole, faccio un pallino vuoto. La soluzione del sistema è dove ho tutte e due le linee contemporaneamente, quindi qui. Per cui la soluzione è x compreso tra meno 5 e 1. E il pallino pieno è in corrispondenza di 1, quindi metterò un uguale qua, mentre qua metterò soltanto il minore. Quindi la soluzione è x compreso tra meno 5 e 1. Ricordatevi sempre che quando scrivete questa soluzione, cioè la soluzione compreso, dovete scrivere meno 5 becco x becco 1. Come sempre andiamo a fare un esercizio un pochino più difficile. Questa volta ho un sistema di tre disequazioni, quindi come sempre andiamo a numerarle e a risolverle separatamente. La prima, invece di ricopiarla e perdere tempo, mi avvantaggio, quindi faccio già il passaggio. 1 lo porto di qua cambiando segno. Siccome la x è negativa, devo cambiare segno a tutto e cambiare verso. Ed ecco qua, la prima soluzione l'abbiamo già trovata, quindi vado a ricopiarla qua. Andiamo a fare la seconda. Siccome qui ho spazio, permettetemi di scriverla qua, quindi porto il 3 al secondo membro cambiando di segno. Poiché la x è negativa, devo cambiare segno e verso alla disequazione. Anche la seconda è fatta, quindi vado a ricopiare la soluzione qui. Ultima, questa disequazione ha dei coefficienti frazionari, quindi prima di tutto andiamo a fare l'MCM. L'MCM tra 2, 3 e 6 è 6, quindi scrivo 6 al primo e al secondo membro e vado a fare i conti. 6 diviso 2 è 3, quindi 3 moltiplica tutto il mio numeratore. 6 diviso 3 è 2, per 2 è 4. 6 diviso 6 è 1 e quindi ricopio il numeratore. 6 diviso niente è come fare 6 diviso 1, quindi 6 per 1 6. A questo punto posso mandar via il denominatore e andiamo a fare i calcoli. Quindi moltiplichiamo 3 per x 3x, 3 per 3 9 e ricopio il resto. Meno 1 meno 6 lo calcolo già, meno 7. A questo punto ci siamo quasi, porto le x al primo membro e i termini noti al secondo membro, ricordandomi sempre di cambiare segno quando porto di qua e di là, quindi più 9 è diventato meno 9, meno 4 è diventato più 4 e meno 7 l'ho ricopiato. Ora 3 meno 1 2x, minore meno 4 meno 7 fa meno 16, più 4 meno 2.
12. Divido tutto per 2, semplificando viene 6. Quindi la soluzione dell'ultima disequazione è x minore di meno 6, che la vado a ricopiare qua. A questo punto, come prima, non considero più i miei calcoli, io ho finito. Quello che mi interessa è andare a vedere queste tre soluzioni. Quindi vado a fare la tabella delle linee di queste tre. I numeri sono 1, 3, meno 6, li devo sempre ricopiare dal più piccolo al più grande. Quindi meno 6, 1 e 3. La prima soluzione, devo mettere una linea quando x è minore di 1. 1 è qui, quindi qua. E metto il pallino vuoto perché ho minore basta e non uguale. La seconda, metto una linea quando x è maggiore di 3. 3 qui, quindi maggiore di qua. Anche qui pallino vuoto. Ultima, x minore di meno 6. Meno 6 qui, di qua. A questo punto la soluzione del mio sistema di disequazioni si ottiene andando a prendere le tre linee contemporaneamente. Ora io qui vedo che ho due linee e qua una sola, quindi non ho nessun intervallo di soluzione in cui sono presenti tre linee. Dunque il sistema è impossibile e si scrive così. Questa e barrata si legge non esiste, x appartenente a r, cioè non esistono soluzioni. Se avessi avuto una terza linea qui, per esempio, allora avrei colorato questo intervallo e la soluzione sarebbe stata x minore di meno 6. Ma qui ho due linee e quindi un'altra, non ne ho tre contemporaneamente. E quindi il sistema è impossibile. Ora tocca a te. Dopo aver visto attentamente il video, mettiti in gioco e allenati con gli esercizi che ti ho preparato. A fianco trovi le soluzioni, così puoi verificare che hai fatto bene. Buon allenamento! Bene ragazzi, anche per oggi l'allenamento è andato. Spero che gli esercizi siano stati di vostro gradimento. Ho visto che i video che ho caricato la scorsa settimana hanno già raggiunto tantissime visualizzazioni. Quindi io vi ringrazio, continuate a seguirmi, continuate a passare parola e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdervi i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non siete ancora bravi in matematica è perché ancora nessuno ve lo ha insegnato. Ci vediamo al prossimo video!